se ci preoccupassimo di fare quello che l'Apostolo San Paolo stamattina ci diceva nella lettera ai Colossesi, il mondo diventerebbe un paradiso. Soffriamo molto quando la mattina apriamo la televisione per il telegiornale e ci tocca sentire quasi ogni giorno di mariti o compagni o fidanzati che ammazzano le loro donne. Ma questo perché? Perché questi uomini leggono ogni giorno la Bibbia, la meditano e ne assimilano le parole, i contenuti. Al contrario, dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, i Colossesi erano gli abitanti di una città che si chiamava Colossi, dove San Paolo aveva mandato uno dei suoi amici per evangelizzarli ed erano diventati cristiani fervorosi, pieni di amore verso il Signore. Ma lui li esorta a fare meglio e di più. Rivestitevi, è una frase che San Paolo usa spesso e sta a significare la veste dell'innocenza, la veste della virtù. È come quando noi, anche noi siciliani, volendo parlare di pazienza, per esempio nei confronti dei figli o di qualcuno, dei propri fratelli o sorelle, qualche volta anche dei genitori, diciamo: mi vestivo di pazienza. Rivestirsi, questo è il significato della parola di San Paolo. Voi che siete, attenzione a queste parole meravigliose, si rivolge San Paolo alla comunità di Colossi, che era una comunità di battezzati. I battezzati sono eletti, santi e amati. Eletti, la parola eletto è una parola che viene dalla lingua latina, significa scelto. Quando noi facciamo le elezioni, che significa le elezioni? Che tra i candidati che troviamo in lista scegliamo qualcuno e mettiamo la croce sulla persona o sulla casella che scegliamo. Quando nella Bibbia si dice che i cristiani sono eletti, che significa? Che Dio ci ha scelti. Noi probabilmente non ci rendiamo conto della grazia che abbiamo nell'essere stati scelti. Perché dico questo? Voi calcolate che il mondo ha 7 miliardi di abitanti e di questi 7 miliardi di abitanti i battezzati sono sì e no 1.600.700 milioni, gli altri no. Questi battezzati hanno ricevuto una grazia, la grazia di diventare, essere e rimanere figli di Dio. Quindi coloro che sono stati scelti per essere figli di Dio sono, dice l'Apostolo San Paolo, santi. I santi non sono quelli che di tanto in tanto il Papa mette sulla facciata della Basilica di San Pietro e dichiara la grandezza e la bellezza delle loro virtù. Quelli sono santi straordinari. Ma i santi sono tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo. Attenzione però, perché se siamo santi ci dobbiamo comportare come santi. Invece che cosa succede? Che santi ci siamo perché siamo figli di Dio, ma non ci comportiamo come santi. Come diciamo noi alla siciliana
quando un giovane o una ragazza si comportano male contrariamente agli insegnamenti dei genitori? Ma chi sono? Un figlio di Giuseppina, per esempio, di Carmelo. Come mai diventò così? Manco pare figlio ricci, manco pare. Ecco perché il comandamento di Dio onora il padre e la madre. Il comandamento di Dio onora il padre e la madre non vale solo per i genitori della terra, vale anche per i genitori del cielo. Quando uno si comporta male e si sa che è cristiano battezzato, poi coloro che non sono né cristiani né battezzati si sentono autorizzati a dire: ma chi so una vista essere cristiano? Ma chi so non è chi che va a chiesa? Ma questo non è colui o colei che dice di amare a Dio? Ma questo non è quello che legge la Bibbia? E diventiamo, anziché esempio, scandalo. Allora, se santi siamo, per giunta, attenzione, amati. Perché dice amati l'Apostolo Paolo? Perché coloro che sono stati scelti sono amati da Dio. Non so se qualcuno di voi ha avuto l'esperienza in famiglia di non essere stato amato o dal padre o dalla madre o da tutti e due. Conosco persone che hanno amore, per esempio, per un figlio e nessun amore per gli altri figli. E conosco persone che hanno sofferto una vita perché si sono accorti subito che i loro genitori non li amavano. Ora, la cosa più bella della vita qual è? Quella di sentirsi amati. Ora, in questo caso, non è che è questione di sentirsi amati dal padre, dalla madre, da un amico, dal marito, dalla moglie, dai figli. È la questione di essere amati da Dio. Sapete che è bello quando uno si sveglia la mattina, allarga le braccia, ringrazia il Signore e dice: ti ringrazio Signore perché sono ancora sulla terra, ti ringrazio Signore perché mi ami. Che è la stessa cosa, per esempio, una donna che naturalmente dorme nel talamo nuziale e si sveglia la mattina e vede che c'è il marito accanto o è stata salutata dal marito prima che andasse a lavorare, e una donna che invece si sveglia e vedova a cui trovo lato nudo e separate, a chi trova accanto? Nessuno. Ed è terribile, una prova veramente angosciosa. Ora dobbiamo riflettere su una cosa importante: noi siamo amati da Dio. E se non abbiamo coscienza di quanto vale l'essere amati da Dio, sbagliamo, perché non capiamo. Quante volte capita che magari avevo tante cose da dire, perché la pagina che abbiamo letto è ricchissima di tanti significati, ma concludo con questo pensiero. Quante volte capita che c'è, per esempio, una donna eccezionale per virtù, per bellezza, per cultura, per tante cose, e un marito zoticone che non capisce niente e non ama la moglie e magari si innamora di un'altra. Viene quasi da ridere, se non fosse drammatico il discorso. A volte capita che qualche signora, va bene, bella, non è che, perché sono prete, non mi intendo di bellezza, il gusto ce l'ho. E dice: mio marito mi ha lasciato per un'altra. E magari io dico: per caso tra Facebook, YouTube o altro hai la fotografia di quest'altra? E quasi sempre mi dicono sì e me la fanno vedere.
E io sapete come rispondo? Quasi sempre. Botta di sale che ci piglia, ha cambiato l'oro con il piombo. Ci sono donne bellissime, intelligenti, colte, sagge. Mio marito mi ha abbandonato. E per cui? Per una suocchiola magari. Per una cosa inutile. Per una che magari sarà bellina di faccia, ma stringi, non ha niente. Ci siamo. Questo che è importante significa una cosa più importante ancora, che noi quando ci innamoriamo delle cose della terra, i soldi, gli affari, il lavoro, i problemi e tutto il resto, e trascuriamo il Signore, somigliamo a quegli uomini che abbandonano le loro mogli, in questo caso il Signore è il nostro sposo, e noi lo abbandoniamo perché abbiamo da fare, siamo impegnati, facciamo altre cose. Perché? Perché non abbiamo capito la bellezza e la profondità dell'amore di Dio. Niente nella vita ci rende tanto felici quanto l'amore di Dio. Dice l'Apostolo San Paolo, l'amore di Dio supera ogni esperienza. E aggiunge sempre l'Apostolo San Paolo, nessun occhio, ricordatevi queste parole, nessun occhio ha mai visto e nessun orecchio ha mai sentito quello che ha preparato il Signore per coloro che lo amano. Quindi conviene per tutta la nostra vita e durante tutta la nostra giornata, eppure di notte, amare il Signore, amarlo sempre, non abbandonarlo mai. Non contenti di questo, dobbiamo convincere altri a fare lo stesso. Dobbiamo mostrarlo l'amore di Gesù. Non ci dobbiamo vergognare dell'amore di Gesù. Allora, se succede questo, altri ci seguiranno nelle vie dell'amore e altri si salveranno. Considerando le parole di Sant'Agostino, se tu hai salvato un'anima, hai predestinato la salvezza della tua anima.